Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ci stiamo avvicinando al nuovo Ranking Dungeon, dove appunto dovremo in un modo o nell'altro affrontare una nuova tipologia di dungeon e dovremo riuscire a fare punti. Bisognerà farmare punti. Gli elementi che ci sono stati consigliati di portare ovviamente per questo evento sono il vento e il tuono, anche se il vento sarà comunque il protagonista come elemento di questo nuovo ranking dungeon, però anche il tuono può venirci in aiuto. Come può il tuono venirci in aiuto? Ovviamente farmando la summon di Ramu, per chi ovviamente ha la voglia e la pazienza di farmare Ramu. Oggi vi voglio mostrare il mio team e la mia strategia la mia strategia con la quale sono riuscito fondamentalmente a farmare o comunque battere Ramu in modalità Hard 1 e Hard 2, in modo tale da permettermi di ottenere comunque qualche fragment in più e successivamente cercare un pochettino di livellare la summon. Manca veramente pochissimo praticamente al nuovo ranking dungeon, però essendo comunque un evento che dura un bel po', probabilmente una settimana e anche di più, avremo la possibilità magari di poter utilizzare la stamina per potenziare Ramu e poi affrontare il dungeon come e quando ci pare piace. Tanto non sprecheremo stamina, non sprecheremo ticket per l'ingresso del ranking dungeon, quindi possiamo tentare tutte le volte che vogliamo. Il team in questione che vi voglio far vedere oggi è questo. È un team che sembra essere abbastanza scarso, o comunque sia in confronto al power richiesto di 166.450, io mi ci sto presentando con un team da 122.264, quindi diciamo che il divario è abbastanza evidente. Un divario che però può essere contrastato e può essere combattuto con i giusti personaggi. Con Lucia abbiamo la possibilità, se vi faccio vedere appunto tramite il Mad Minute, abbiamo la possibilità di ridurre l'attacco magico del nostro Ramu. Con Matt possiamo curare e al tempo stesso anche proteggerci aumentando la nostra difesa magica, mentre invece Cloud sarà fondamentalmente il nostro DPS che non effettuerà danni di tipologia tuono, ma si concentrerà per lo più ad effettuare danni di tipo acqua con i Water Blow. Anche Lucia ovviamente non farà danni ghiaccio, perché la Bold Eagle in questo caso non mi serve a nulla se non ad incrementare le statistiche di attacco, e ovviamente le Water Blow mi permetteranno di fare danni. Se vi faccio vedere i personaggi, vi faccio vedere ovviamente le mie statistiche in generale, dove appunto abbiamo 4800 HP, che non sono tantissimi ma non sono neanche pochi, 2000 in totale come attacco fisico, perché ho praticamente buildato il personaggio di Lucia come attaccante fisica, avendo comunque Cloud che mi consente di ridurre la difesa fisica. Ovviamente mi conviene giocare in fisicità. Infatti, come potete notare, ho preso praticamente tutte armi che mi aumentano l'attacco magico fisico, l'attacco fisico e HP, e anche un po' di difesa magica, che sinceramente schifo non fa. E come potete notare, infatti, le mie statistiche sono abbastanza buone. Abbiamo un buon boost per quanto riguarda l'attacco fisico, boost ghiaccio che non ce ne frega nulla, un boost di HP di livello 3 che non è male, e poi ovviamente tutti gli altri boost che sinceramente servono solo per fare numero. Successivamente abbiamo Matt, dove ho invece incrementato il più possibile gli HP, le cure e l'attacco magico, con armi che ovviamente aumentano HP e resistenza, in questo caso al tuono, resistenza magica e healing, giusto per avere la possibilità di renderlo più tankoso in questo caso, quindi evitare comunque di farlo morire subito, dato che lui fondamentalmente è la nostra ancora di salvezza. E poi Cloud invece, con 2438 di valore in attacco fisico, potete notare che anche lui ho aumentato la potenza d'attacco fisica, la potenza delle abilità
fisiche e l'attacco magico fisico, e poi anche lui aumento di HP e resistenza magica, comunque difesa magica, proprio per riuscire in un modo o nell'altro a essere un po' più tankoso. 2400 in attacco, che sinceramente è una buona cifra, e quindi vediamo un po' effettivamente cosa riusciamo a concludere. Bene. Molto bene in realtà, però. Effettivamente c'è anche la possibilità di incontrare i Cactuar. Non l'avevo preventivato effettivamente. I danni sono abbastanza decenti. Abbiamo ridotto leggermente l'attacco magico, anche se non l'abbiamo ridotto come previsto, però vedete che poi successivamente Cloud riesce a gestire tranquillamente la situazione. I tre Pyros, o comunque le tre bombe elettriche, sono probabilmente i più fastidiosi tra i vari nemici. Infatti bisogna comunque essere abbastanza, diciamo, abbastanza aggressivi e anche abbastanza resistenti da un certo punto di vista. Quindi vedete, cerchiamo praticamente di eliminarli a uno. Una volta che hanno effettuato tutti gli attacchi non c'è grosso pericolo in realtà. Ecco, questo è l'unico attacco che può effettivamente dare fastidio, però come notate noi abbiamo abbassato di gran lunga l'attacco magico, quindi non subiamo praticamente niente. Vedete, abbassiamo comunque sia l'attacco magico, che è sempre una comodità. Matt, che poi riesce a curare comunque un buon numero di HP. Qui dovete fare attenzione perché l'attacco burst potrebbe effettivamente darci problemi, quindi spero che in realtà... Sì, dovremmo riuscire... Ok. Dovremmo riuscire a batterlo. E ora qui c'è Ramu. Si può sfruttare il glitch, perché c'è anche un glitch in realtà che è possibile sfruttare con Ramu. Magari ve lo farò vedere, ve lo farò vedere più in là. Io invece la cosa che vi farò vedere qui è il combattimento normale, perché comunque la cosa che mi interessa qui principalmente è farvi vedere l'attacco normale, cioè il combattimento normale. Vedete, riusciamo meno male a tenere la barra di Ramu bassa, che è la cosa fondamentale. E qui ora con Thunder Dance facciamo le prime limit per proteggerci. Facciamo arrivare a metà più o meno l'attacco, in modo tale da mantenere i debuff, diciamo, per tutta la durata del suo attacco. Qui abbiamo fatto dei buoni danni, abbiamo abbassato ovviamente tutto quello che c'era da abbassare, e qui possiamo subire tranquillamente l'attacco, almeno in teoria. Esatto, vedete, abbiamo potuto resistere, mi ha stunnato, però nulla di incredibilmente difficile. Riuscire a debuffare Ramu è un grande vantaggio. È un grande vantaggio. Qui ora dobbiamo fare attenzione a breccarlo, che è importantissimo. È fondamentale breccare. Spero di riuscire a breccarlo. Spero di sì. Ok. Vedete, cerchiamo comunque sia di ridurre anche la sua potenza Lightning, perché deve rimanere bassa, non dobbiamo farla caricare.
qui invece dobbiamo fare un po' attenzione. Perché vedete, Ramu qua ha aumentato di gran lunga. Come notate, sto puntando soltanto Ramu. I minion li sto praticamente lasciando. Li sto praticamente lasciando correre. Qui ovviamente ci siamo rafforzati. Ovviamente difesa magica che ci aiuta a sopportare il peso di questo attacco, che è comunque già più forte. Qui dobbiamo fare attenzione perché vedete, siamo praticamente quasi al limite. Si è caricato prima del previsto. Cacchio. Non doveva caricarsi già così tanto in realtà. Ok, in teoria dovremmo riuscire. Esatto, dovremmo riuscire a batterlo lo stesso. Ci siamo arrivati a pelo. Perché in realtà un pochettino abbiamo rischiato qui, eh? Abbiamo rischiato, però il consiglio che vi posso dare è quello di magari non eliminare subito i minion. Cercate di eliminare e fare danni il più che potete a Ramu. Nel momento in cui lui inizia a caricare e inizia a diventare, diciamo, un po' più insistente con gli attacchi, soprattutto grazie alla potenza che gli viene data dai minion, allora li eliminate, ma li eliminate soltanto in secondo luogo. Concentrate inizialmente il vostro danno su Ramu. Questo è il consiglio che vi posso dare. Come potete notare, comunque il team ha girato abbastanza bene. Abbiamo avuto soltanto forse l'ultima parte dove un pochettino siamo entrati in crisi, perché Lucia è finita in HP rossi, ma come avete notato, ovviamente la battaglia anche in auto è stata gestita abbastanza bene. Quindi penso che questa sia la cosa importante, soprattutto per farmare Ramu, per chi ovviamente ha intenzione di farmare Ramu. Io probabilmente qualche cosina la farmerò, anche se non so dove dividermi, in quanto c'è l'evento di Halloween, Ramu, i Crisis Dungeon, veramente non si capisce più niente. Quindi non lo so, vedremo, cercherò di dividermi e cercherò di fare il meglio dove ovviamente posso fare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se avete copiato il team e come è andata la vostra run. Io vi aspetto come sempre con un prossimo video. Bye bye.